in collaborazione con FNP CISL Udine. Eccoci, ci risiamo come ogni mercoledì. Siamo qui ad aspettare le vostre richieste, le vostre telefonate, ma vediamo chi sono i nostri ospiti di oggi. Con noi Flavia Blasige, segretaria dell'FNP CISL di Udine, e Fabrizio Bernardis, sempre dell'FNP CISL di Udine. Buon pomeriggio, come state? Tutto bene? Tutto bene, buon pomeriggio bene a tutti. Allora, ci sono un po' di novità, c'è qualcosa che bolle in pentola, soprattutto per quanto riguarda l'attività, no? Perché stanno per essere attivati i tavoli di confronto, sì. Quindi tante le aspettative del sindacato, tante le aspettative non solo per quanto riguarda i pensionati, ma anche per tutte le categorie dei lavoratori. Chiaramente, in modo particolare, noi oggi parliamo di pensionati nell'ambito, certo, della nostra trasmissione. Perché è la categoria che ci interessa di più, ovviamente. Certo. No? Domani alle 9.30, quindi il 12, riaprirà il primo tavolo. Da quando si è insediato il nuovo governo, diciamo che questi tavoli erano stati programmati dal governo Draghi, le scadenze sono state mantenute da questo governo e il primo tavolo riguarda la sicurezza sul lavoro. Sicurezza sul lavoro è un tema molto sentito perché sappiamo che gli incidenti sul lavoro sono frequenti, le morti sono alte, il numero delle morti è troppo elevato. Anche se pare che siano, no, il numero dei morti è diminuito, è aumentato il numero degli incidenti, comunque, almeno così stando agli ultimi, sì, dati, no? Tuttavia dobbiamo dire anche i ragazzi che sono morti, sì, nella condizione di alternanza scuola-lavoro, che tra l'altro non avranno neanche il risarcimento dell'INAIL, infatti ci sarà un intervento del ministro proprio su questo. Il 19 invece si aprirà il tavolo che riguarda la riforma pensionistica. È per noi un momento importante perché sono anni che i sindacati chiedono di poter intervenire con una riforma sulle pensioni. Sarà chiaramente un percorso difficile perché le aspettative e le richieste del sindacato sono congrue e naturalmente dalla parte del governo ci sono dei paletti e delle resistenze. Si punta su una flessibilità con 62 anni di anzianità e 41 di servizio. Naturalmente deve essere un percorso condiviso e un obiettivo raggiunto chiaramente in un'intesa dove si deve tener conto del contenimento della spesa pensionistica. E bisogna venire incontro anche alla situazione tenendo conto appunto dell'aspettativa di vita, dell'età che aumenta e del problema e quindi anche della le crisi demografica. Crisi demografica, tutte le necessità che ci saranno. Sappiamo da benissimo qui a qualche che anno. In una società dove il numero degli anziani, delle persone che non lavorano aumenta, mentre diminuisce il numero delle persone attive sul lavoro creerà sicuramente dei problemi. E questo è il primo incontro. Poi successivamente saranno affrontate altre tematiche che sono care ai sindacati e che sono state chieste da anni, che sono praticamente la contribuzione per i giovani e per le donne dei periodi che non sono coperti da contributi, perché sappiamo che i ragazzi giovani sono impegnati, hanno degli impegni di lavoro discontinuativi e quindi hanno molti periodi scoperti, così vale anche per le donne che sono costrette magari per problemi maternità o assistenza alle persone anziane, sono magari costrette a sospendere la loro attività lavorativa, poi magari la riprendono, eccetera. E quindi questo fa sì che queste persone, sia le donne che i ragazzi giovani, si troveranno ad andare in pensione con pensioni molto molto basse. Ecco, e questo è poi ultimo tema, anche questo è richiesto da anni, è la divisione, la scorporazione praticamente tra previdenza e assistenza. E questa è una cosa
voglio dire, in Italia esiste questa situazione che non esiste in altri paesi e quindi praticamente l'Europa ci rimprovera sempre perché ci dice che la spesa pensionistica è molto alta. Infatti se noi andiamo a guardare l'incidenza, incide sul PIL per il 16,8%. In realtà però non è così, perché se noi andassimo a guardare solo le pensioni saremmo in linea con gli altri paesi europei, più o meno. Incidono praticamente, che cosa vuol dire che assistenza e previdenza sono insieme? Vuol dire che vengono sommate alle spese per la pensione, cioè le pensioni che sono coperte da contributi reali, si aggiungono poi tutti gli assegni sociali, ma anche la quattordicesima, le integrazioni delle pensioni minime, come si chiama, il reddito di cittadinanza, e questi provvedimenti che non sono coperti da contributi, ma pesano anche questi sull'INPS e quindi vanno ad aumentare notevolmente la spesa pensionistica, perché è messo pensiamo tutto... un po' a quanto deve, no? Sì, a quante voci deve far fronte l'INPS. Allora, c'è stata già una commissione parlamentare che ha detto che non è possibile scorporare, perché così come è impostato il nostro bilancio, ma in realtà i sindacati sono ben risoluti a chiedere questa cosa, che è una cosa importante, perché così facendo si va ad incidere sulle spese per le pensioni, sommando tutti questi altri impegni che sono anche notevoli. Che, voglio dire, quindi andrebbe scorporato. Andrebbe scorporato per stabilire esattamente quanto è la spesa pensionistica e quanto è la spesa per il welfare, e magari con finanziamenti anche diversi e più appropriati. E dovremmo arrivare a questo, perché, torno a dire, prossimamente avremo una società che sarà composta per più della metà di persone oltre i 60 anni. Per cui, a meno che non si creano veramente degli squilibri sociali evidenti, bisognerà far fronte a queste situazioni. E così come alle pensioni per i ragazzi giovani, bisognerà trovare un sistema di pensioni integrative, oltre ai contributi figurativi, così come ho spiegato adesso. E sono tutti argomenti che verranno trattati a partire dal 19, ed è un percorso difficile sicuramente, perché in considerazione del fatto che la coperta è stretta, vedremo come... E comunque sono discorsi che si sta facendo, almeno in questa trasmissione, sì, da quando è cominciata. Esatto. Non esatto. È cambiato praticamente, cioè da questo punto di vista non è cambiato nulla, perché le richieste sono sempre quelle e le risposte tardano ad arrivare oppure sono insufficienti. Poi anche il discorso delle pensioni... E quindi è sempre peggio, no? Più andremo avanti... Sì, si pone, cioè le nostre richieste sono appunto 62 anni, 41 di contributi. Sì. Diciamo che il governo è più propenso per i 64 anni, perché i 64 anni sono quelli fissati anche dalla legge Fornero per le pensioni contributive. Il governo è improntato più sui 64, noi siamo più improntati verso i 62. Poi c'è il anche Tritico, Tritico il presidente dell'INPS, anche lui addirittura avrebbe proposto di, nel sistema misto, di liquidare a 62 anni a 64 anni la parte contributiva, sì, e la restante parte a 67. Sono tutte proposte che verranno discusse appunto al prossimo 19. Ci sarà tanto da lavorare. Sì, assolutamente. Staremo a vedere che cosa accadrà, no? Anche in questi nuovi incontri. Parliamo anche di quota 103, Fabrizio. Sì, perché è un po' complessa anche la questione della quota 103. Sì, credo che sicuramente l'INPS, che è intervenuto con una circolare di carattere generale il 22 dicembre, interverrà una volta che, adesso che la legge praticamente è approvata ed è vigente dal 1 gennaio, interverrà sicuramente con delle circolari esplicative. Allora, prima di tutto, quota 103 cosa vuol dire? Requisiti per uscire quali sono? 62 anni di età e 41 anni di contributi, diversamente da quanto avveniva per quota 102, no? Dove sì, avevamo 38 anni di contributi e 64 di età. Allora, innanzitutto bisogna dire che chi ha maturato il diritto con quota 102 entro il 31/12/2022 lo mantiene, si cristallizza, diventa un diritto acquisito. Questo vale anche per quota 100, chi l'ha maturato nell'anno di vigenza. Così sarà per quota 103 fino al 31 dicembre 2023. Poi speriamo che questa misura o venga migliorata
no? E in qualche modo quindi si possa eventualmente mantenere la flessibilità in uscita anche per l'anno prossimo con questo tipo di accorgimento, visto la scarsità di mezzi e la coperta stretta, come diceva la collega. Allora, quest'anno praticamente io posso andare via se maturo entro l'anno, ma anche se ho maturato al 31/12/2022, si badi bene, se ho maturato questi due requisiti, 62 più 41, al 31/12/2022 posso andare in pensione quest'anno. Posso averli maturati anche prima, oppure li maturo durante il 2023. Che cosa succede? Posso cumulare... Per raggiungere quota 41 posso accumulare anche contributi versati in altre casse previdenziali in periodi non coincidenti. Attenzione che i contributi versati comunque in periodi coincidenti io non li perdo. Cosa succede? Che questi contributi vanno, diciamo così, ad accrescere il montante, no, che viene utilizzato per il calcolo poi della pensione, quindi a contributo pagato corrisponderà un attimino una pensione leggermente più alta. Posso accumulare anche contributi versati in casse professionisti. Che cosa succede però? Che c'è un limite, un tetto, diciamo così, all'importo della pensione che mi verrà erogata. Io per quanti contributi posso aver versato, non potrò mai avere una pensione lorda superiore al quinto del minimo, 2.800 euro al mese. E quindi se uno ha versato di più, se uno ha versato di più, non li perde, va in pensione con 2.800 fino a quando raggiunge 67 anni, cioè il requisito per andare via con l'anzianità, e in quel caso gli verrà rivalutato tutto quanto. In base a quello che ha versato. In base ai contributi versati, chiaro, quindi verrà rifatto un ricalcolo. Diciamo che 2.800 euro lordi corrispondono circa a 2.000 euro netti di pensione. Insomma, ecco. Poi, se io vado via, però c'è il divieto di cumulo con altri redditi, cioè se io vado in pensione, vado in quiescenza, non posso produrre altri redditi se non avere redditi di lavoro di natura occasionale fino a 5.000 euro all'anno. Ah, come era per quota 100? Sì, perché praticamente quota 103, la disciplina, va ad inserirsi, a modificare quello che era il quadro generale di uscita con quota 100 e 102 già preesistente. Praticamente va a modificare alcuni articoli introducendo queste novità rispetto alla disciplina precedente. Poi, che cosa bisogna dire anche? C'è... Un ultimo comma nella finanziaria, nella 197, che introduce uno strumento nuovo, cioè un istituto nuovo praticamente. Cosa dice? Se io ho i requisiti per andare via con quota 103 e voglio rimanere a lavorare fino a quando raggiungo i 42 o 41 e 10 a seconda se maschio e femmina, posso praticamente avere in busta, quindi recuperare praticamente la parte di stipendio che adesso verso a titolo di previdenza, che si aggira dal 9 all'11% a seconda del tipo di contratto di lavoro. Il datore di lavoro non paga più contributi, io continuo a lavorare fino a quando maturo il diritto alla pensione, però mi ritrovo in busta questi soldi e la pensione probabilmente, dico probabilmente, aspettiamo la circolare dell'INPS, mi verrà però congelata al momento in cui, alla decorrenza della quota 103. C'è questa possibilità in più che una volta, mi pare nel 2003 o giù di lì, l'avesse fatto il governo Maroni. C'è questo comma, però attenzione, per applicare, siccome è a domanda, tra l'altro, e quindi è uno strumento un pochino nuovo e non si capisce bene quale sia il vantaggio in realtà. Sì, appunto. No? Leggendo così, perché non dice perché devo, no? Ma evidentemente c'è. E probabilmente si capirà meglio anche come modalità di accesso, perché la norma possiamo prevede... Possiamo ritornarci sopra, sicuramente. Perché ci facciamo una piccola pausa per la pubblicità. E diamo anche il là alle telefonate 0432 573517 e SMS al 351 570 5687. Rimanete con noi, a fra poco. Ed eccoci nuovamente in studio. Dovremmo avere una telefonata. Sentiamo chi c'è in linea adesso. Pronto? Buonasera. Pronti? Noi siamo qui. Non sento nulla. Pronto?
Non so se c'è qualche problema, se è caduta la linea. Pronto? Niente. È caduta la linea? Pare sia caduta la linea, mi dicono, mi dice Martina dalla regia. Vediamo se si riesce a recuperare la telefonata. Intanto noi continuiamo. Che poi però, prima di continuare a parlare, cioè, mi è arrivato un messaggio e mi scuso con la persona che me l'ha inviato perché non l'ho praticamente letto subito. E anche perché è arrivato sul telefono che veniva usato prima in trasmissione. Da qualche mese percepisco la pensione APE Social. Nei mesi scorsi mi veniva liquidato il trattamento integrativo. Questo mese invece il trattamento integrativo non c'è stato. Cortesemente volevo sapere perché e se questo è l'iter normale. E questo è un messaggio che era arrivato il 4 di gennaio. Sì, c'è. Sento movimenti in sottofondo. C'è la telefonata? Pronto? Ah. Eccoci, siamo qua. Buonasera. Buonasera. Prego. Sì. Allora, io volevo chiedere un'informazione. Intanto con chi parliamo e da dove ci chiama? Così. Sono Laura di Udine. Bene, signora Laura, ecco. Prego. Allora, io volevo chiedere alla signora Mora. Sì, alla signora, alla Flavia, signora Flavia Blasig. Ecco, sera. Allora, siccome mia figlia è rimasta vedova, no? Sì. E c'ha un bambino piccolo di 5 anni. Allora, volevo chiedere, siccome il marito è deceduto e lui aveva già una compagna con una figlia grande, però con mia figlia ha avuto il matrimonio, gli spetta qualcosa? Come sì, non so. Eh sì, sua figlia era sposata e quindi... Sì, con mia figlia sì. Sì, ha diritto alla pensione di reversibilità. Sì. Sì, e quindi deve andare al patronato e fare la domanda per la pensione di reversibilità, perché spetta alla moglie. Ed è praticamente rapportata al reddito, perché bisogna vedere, non so se sua figlia lavora, se ha altri redditi. No, non lavora, perché, ha un ISEE basso. Ecco, perché sarebbe prevista una pensione del 60% di quella che sarebbe toccata al marito. E bisogna vedere anche il marito quanti anni ha. Che il marito ha 45, non era ancora... Sì, bisogna vedere quanti anni di lavoro ha fatto, perché comunque, perché comunque bisogna avere un minimo, mi pare, di 15 anni, no? Per la reversibilità. Sì. Quello sì, forse ce li avrà sicuro. Comunque, praticamente, sarà una pensione, non sarà una pensione alta, però se lei ha un ISEE basso, sicuramente avrà il 60%. 60%. Sì. Ok. E l'altra figlia che... Naturalmente anche gli assegni, sì, per il bambino avrà l'assegno unico, no Fabrizio? Sì, l'assegno sì. Unico, sì. Sì, sì. E quindi avrà la pensione di reversibilità per lei. Quindi sì. Lì pensa solo per mia figlia che è legittima, diciamo moglie, che è moglie, invece per l'altra figlia no. La figlia intanto bisogna vedere se è maggiorenne, perché... No, non è maggiorenne l'altra figlia, però l'ha riconosciuta, è sempre sua figlia. Non è maggiorenne, perché praticamente viene riconosciuta alla moglie, ma di solito con i figli maggiorenni o minorenni bisogna vedere. Non so, se aveva un assegno di mantenimento, bisogna... Sì, aveva un assegno di mantenimento mia figlia. Allora bisogna vedere comunque andare al patronato, lei è di Udine, al patronato sì. Della CISCA in via Cicconi lì e vedere, e che intanto sua figlia deve pensare per la sua situazione ovviamente. Certo, e anche per il bambino che è piccolo ancora. Esattamente, la madre dell'altro ragazzo eventualmente farà anche lei le sue richieste, insomma, eventualmente. Certo. Comunque, sì, adesso devono fare la successione e tutto il resto, sì, quelle cose lì. Però la pensione, la domanda di reversibilità la può già fare
prima di fare la successione, perché basta semplicemente una dichiarazione di morte. Esattamente, certo. E anche un certificato di matrimonio, perché chiaramente per provare che lei è la moglie, eccetera. La moglie. Ecco. Va bene, la ringrazio, sa? Buona serata. Grazie per aver chiamato, buonasera. E dobbiamo dare risposta, allora abbiamo detto da qualche mese percepisco la pensione APE sociale, nei mesi scorsi mi veniva liquidato il trattamento integrativo, questo mese invece il trattamento integrativo che non c'è stato. Che tipo di trattamento integrativo aveva? Una maggiorazione probabilmente. Sì, ma che tipo di maggiorazione? Dice che da qualche mese percepisce la pensione APE social, sì. È stato liquidato il trattamento integrativo, questo mese invece il trattamento integrativo non c'è stato. Che tipo di trattamento integrativo bisognerebbe capire che tipo di trattamento integrativo aveva. Comunque, purtroppo, sì. L'APE social non è esclusa dalla perequazione. E quindi probabilmente sarà successo qualcosa. Rispetto al trattamento integrativo, bisognerebbe capire di che tipo di trattamento integrativo aveva in godimento. Perché bisogna vedere se ha presentato il RED. Un'APE social talmente bassa che doveva essere integrata per una qualche ragione, insomma, bisognerebbe capire bene un attimino, vedere bene le carte. Lì bisognerebbe capire il cedolino, in questi casi fa sempre fede, no? Allora, l'APE social può essere liquidata fino a 1.500 euro lordi e non va. Più di lì non si va, fino a quando non si raggiunge il diritto, non si matura il requisito per anzianità per andare in pensione, rimane fisso e congelato, poi viene ricalcolato, un po' come succede adesso per quota 103, in poche parole. Rispetto alla quota integrativa bisogna capire di che quota integrativa si tratta. Se è una maggiorazione, di che tipo di maggiorazione? Qui non mi spiega. Sicuramente correlata al reddito, e bisognerebbe capire un attimino col cedolino, che è sempre Vangelo. Allora, rispetto al cedolino, io vorrei consigliare, capisco che l'uso dello SPID non è sempre adatto per tutti, non è sempre comodo perché devo avere il telefono intelligente, tutta una serie di cose. Ma ci sono delle alternative, in particolare la carta dei servizi, ergo, cioè uguale a tessera sanitaria, se attivata presso il distretto, no, praticamente consente di entrare in tutti gli applicativi che richiedono lo SPID in alternativa allo SPID. E come si entra? Basta avere un PC, ce l'ho io, c'è la mia figlia, c'è la mio amico, mio cugino, mio santolo, un lettore di smart card che costa 4 euro, che si prende qualsiasi negozio di articoli, si scarica sul computer un programma gratuito messo a disposizione dalla regione e si entra da qualsiasi parte col PIN della carta dei servizi. È un'alternativa allo SPID, costa di meno perché non occorre avere lo smartphone, eccetera, eccetera, eccetera. Che poi toglieranno anche lo SPID, non conviene farlo adesso, no, la tessera sanitaria conviene andare a farsi attivare. Secondo qui. Me, sì, l'unico problema è che devo avere un PC che sia, come dire, che abbia scaricato l'app, no? Per cui non è che mentre col telefonino giro per il mondo e faccio tutto quel lavoro lì. Però dico, per il pensionato che è a casa, poter andare a vedersi il cedolino, la propria situazione, scaricare il certificato unico, avere tutte queste cose, è importante, no? Perché poi sul cedolino, se si legge bene, c'è una descrizione di tutte le voci integrative e non che vengono corrisposte, le trattenute, eccetera, eccetera. E quindi uno comprende. E da un mese all'altro dice, questa roba qua, cosa succede qua, no? Cosa succede? Perché, sì, allora, nella finanziaria non c'è una norma che cada su questa fattispecie specifica, per cui bisogna andare a capire bene che cosa è successo, vedendo le carte, no? Perché sentiamo se c'è in linea ancora qualcuno, perché sento dei rumori in sottofondo. Abbiamo qualcuno in linea? Sì. Eccoci, buonasera. Buonasera, mi chiamo Roberto Storni. Vorrei... da dove chiama? Io sono curiosa. Dal comune di San Cazian di Ronzo, il paese di Pieris. Sì. E volevo un'informazione, siccome non vi sento voi altri perché ho chiuso la voce della televisione, volevo sapere che se col mese di gennaio c'è stata l'integrazione sulle pensioni, perché io ho guardato il mio conto corrente, l'aumento è stato di 30 euro. Cioè rispetto al mese precedente, no? Ecco, è una cosa... No, è vergognoso, è una cosa che non sta né cielo né terra, perché io da oltre 60 anni vado a fare la spesa, per dire una cosa, un'esperienza sui prezzi che sfido qualsiasi persona.
Allora, quando si dice che dall'80 che è stato il periodo in cui i prezzi crescevano, non è vero, i prezzi sono saliti del 30% all'anno negli anni 70, 71, 72 era il 29, era l'inflazione, avevamo una scala mobile che proteggeva il 63% della perdita di potere d'acquisto, ma abbiamo e quindi stiamo perdendo da anni, si continua a perdere. La menzogna di questo istituto, che è stato fondato 40 o 50 anni fa, non mi ricordo quando, l'istituto ISTA, che ha falsificato i dati per tutti i partiti che si sono succeduti al governo, perché la realtà è questa: se abbiamo dopo 30 anni siamo quelli che abbiamo perso potere d'acquisto. Scusi, siccome il tempo stringe, sì, lei allora dico, cosa vuole chiedere? Volevo sapere se questi c'è stato l'aumento delle pensioni col mese di gennaio. Giusta domanda pertinente e tempestiva. È anche bello tutto il ragionamento che sì, perché il tempo aiuta stringe un po' anche gli altri. Allora. Sì. Bisogna capire intanto di quale importo di pensione stiamo parlando, allora, ma non serve che me lo dica, mi scusi, perché giustamente... Il mio importo è lordo 22.000 euro, lordo, che sono 16.000 puliti. Ah, noi quindi al mese di che cosa parliamo di netto? Io 1.310 euro. Quindi siamo sotto qua... 4... Puliti. Dovrebbe avere già avuto tutto l'aumento. Allora, ma che no, di quanto è lo... Io ho avuto un aumento dell'1,17%. Allora, guardi... Allora, che cosa succede? Allora, intanto, come è aumentato? Allora, l'INPS dice, io le pensioni fino a 2.100 euro lorde le liquido a gennaio con l'aumento di perequazione applicato. Di quale aumento stiamo parlando? Del 7,3%, che a quelle pensioni viene attribuito al 100%. Che cosa poi è successo? Uno, lei dal mese di ottobre, non so se si è accorto, ha già avuto un anticipo con il decreto aiuti bis oter del 2%. Quindi quest'anno le viene applicato un aumento del 5,3, non più del 7,3. Altro problema del mese di gennaio è che purtroppo a gennaio partono le addizionali IRPEF regionali e comunali. Non solo, ma purtroppo spesso c'è qualche piccolo conguaglietto rispetto all'IRPEF pagata l'anno precedente che per una qualche strana ragione è sfuggita e viene recuperata a gennaio. Per cui dire di fatto qual è di preciso l'aumento che ha avuto è piuttosto difficile. No, bisognerebbe anche qua, torno a dire. Aspettare anche il prossimo mese. No, ma è una litania, voglio dire, no, quella è sempre quella. Bisognerebbe avere il cedolino in mano, ecco, e con pazienza andarsi a leggere le voci di questo mese piuttosto che di quello precedente. E ricostruirsi, no? Praticamente. E cercare di ricostruire. Scusi, siccome non c'è più il cedolino, perché io ho anche una pensione di invalidità, allora sono messe tutte e due assieme ed è difficile distinguere. Sì, ecco, altra bella domandina utile per tutti quanti. Che cosa succede se io ho più di due pensioni? Come funziona la perequazione? Allora l'INPS... Intanto, come fa a sapere chi ha più... Perché uno può avere una pensione IMSS, una pensione di un altro ente previdenziale. Esiste un casellario centrale a Roma, un archivio nazionale, dove sono inserite tutte le pensioni italiane. L'IMSS praticamente va a pescare lì dentro e cumula. Quindi faccio la somma delle due pensioni e a questa somma applico le fasce di perequazione stabilite per legge. Cosa vuol dire? Faccio la somma, se la pensione raggiunge 4 volte il minimo gli do il 100%, da 4 a 5 volte il minimo gli do l'85, del 7,3 sempre. Mi rendo conto che parlare in questo modo non è facile. Però volevo dire semplicemente che viene fatto il cumulo. Allora, 1.677 euro cumulati insieme, con l'aumento. Ecco, con l'aumento. Di netto, stiamo parlando di netto. Posso dire una cosa? Un euro di aumento al giorno, scarso, cioè significa 400 euro all'anno, io ho già fatto i calcoli, no? Ecco, ma adesso mi dica, ma lei sa di quanto sono aumentati i prezzi? No, dal 25 al 4.250%. Uno dice, ma come 4.250%? Sì, io ho un carrello portabarca nel cortile, per fare il collaudo di questo carrello ogni due anni devo pagare 92 euro. Io pagavo 10 euro per 10 anni, adesso ogni due anni devo pagare 90 euro. Anche questi sono aumenti di tasse, che sono una cosa non vergognosa, inimmaginabile, ma
la gente non sa un'infinità di cose. Io sono un tipo che mi interessa un po' di tutto. Se ne rende conto, se ne rende conto. Questo senta, è fatto. Io la ringrazio per aver telefonato. Grazie, per signora essersi... Gregorato. Grazie. Ho avuto il piacere di ballare con lei una sera. Di? Ballare? Sì, tanti anni fa, a Villa Manin. Era una riunione dell'Unione Friuli, si ricorda che un tempo c'era quello. Tempi passati, la ringrazio. Passati. Non parliamo di cose private, non sono è bello. Passati 20 anni. Non è bello, sono passati tanti anni, non è bello parlare di cose private in trasmissione. Comunque, grazie per aver chiamato. Grazie lei ha tutte signora. Le ragioni di questo mondo. E controlli, prova a vedere bene su tutte le voci, va bene? Grazie, grazie. Saluti. Buonasera. Noi dobbiamo andare in pausa, già da un po' dovevamo farlo. Abbiamo trovato no, questo telespettatore particolarmente loquace e simpatico. Era un ammiratore, quindi. Chiudiamo, pausa, facciamo piccola pausa, ci vediamo dopo. Eccoci nuovamente in studio, velocissima, perché abbiamo ancora 4 minuti prima di chiudere la trasmissione. Oggi qua il tempo vola, sta volando. Sentiamo chi c'è in linea. Pronto, buonasera, con chi parliamo? Pronto, buonasera. Buonasera. Io chiamo dal comune di Bertiolo. Sì. Intanto. Sono una ragazza di 52 anni. Benissimo, ragazza, giovanissima, benissimo. La mia domanda. Non rida, perché io sono più vecchia di lei, ma mi sento ancora giovane. Sì, no, sentiamo. No, mi sento giovane. No, oh, non ecco, era, appunto. Non giovanissima, era, fanciulla. Non era. Quindi, io ho cominciato a lavorare a 16 anni. Sì. Sono affetta da diabete dall'età di 23-24 anni precisamente. Volevo sapere quali sono i lavori usuranti, scusi una parentesi, premetto, lavoro in una mensa, faccio la cuoca in una mensa, in un centro cottura, e volevo sapere quali erano i lavori usuranti e se c'era una possibilità di una pensione anticipata per chi ha questi problemi di diabete. Quanti anni di lavoro ha, detto, da quando lavora? Io ho cominciato a lavorare a 16 anni, fortunatamente quasi sempre contribuiti. Cioè, quindi alla continuità, facciamo un po' di calcolo, da 16 anni, adesso lei ne ha 52, quindi ha... Bon, si è cominciato a 16 anni a lavorare, sono fino a 36 anni di contributi. Sì, più o meno. Sì. Ho tutti i contributi perché sì, ovviamente ho sempre lavorato... Però adesso quota 100 non c'è più. Signora, cosa succede? A meno giustamente... che... No, quota 100, l'opzione donna non c'è più, no? Usuranti, no? Quindi usuranti a Pesocial. Allora, la Pesocial purtroppo si applica a chi ha almeno 60 anni, nel caso degli usuranti, 36 anni di contributi e 60 anni di età. C'è un elenco che era composto da 18 categorie di attività, non mi chieda di ripetergli la memoria perché francamente, ecco, 18 che sono state aumentate l'anno scorso a 23. Se lei ha un computer... e digita categorie usuranti, le viene fuori tutta la lista delle professioni che sono lì dentro. Dopodiché per bisogna capire, ma se io ho fatto un lavoro di quel tipo lì, quali possibilità ho? Ho la Pesocial, ma devo avere 60 anni di età e 36 anni di contributi, ok? Ecco, oppure posso andare via... ma devo avere 41 anni di contributi, siccome sono un lavoratore precoce, cosa vuol dire? Ho pagato un anno di contributi prima del compimento del 19°, ma ci vogliono 41 anni di contributi, purtroppo, purtroppo. E purtroppo stavo dicendo, mi sono confusa, ecco, non quota 100, opzione a meno donna, che se lei ha fatto la cuoca, a meno che nemmeno, non abbia fatto, a meno che non ma parliamo sempre di un'età che va si aggira sui 61-62, perché oltre a questo lavoro qua ci sono i lavori che sono ancora più usuranti, che sono una categoria a parte, ma bisogna aver fatto lavoro notturno,
Oppure no. Lavoro a catena. Se così no. Non è, purtroppo torno a quello che le ho detto prima, signora. Okay. Grazie per aver chiamato, sono costretta a chiudere, mi dispiace, avrei continuato a parlare, a chiacchierare con lei. Perché è piacevole, no, parlare con le persone che telefonano. Quando telefonano evidentemente hanno bisogno di parlare con qualcuno, di avere delucidazioni, e stanno guardandoci da casa e quindi sì, è una cosa che fa molto piacere. Certo. Non posso fare altro perché mancano 40 secondi alla chiusura della trasmissione. Velocemente avete annunci che dopo chiudo. Annunci, devo ricordare che esiste la carta acquisti anche. A chi ha un ISEE inferiore a 7.600 euro e ha più di 65 anni, ricordatevi che c'è la carta acquisti integrata dal contributo regionale. Vuol dire 110 euro al mese da poter spendere o in farmacia o nei negozi alimentari che sono specializzati. È una cosa che io, se ho più di 65 anni e un ISEE abbastanza, torno a dire, che rientra fino a 7.600 euro, magari un pensierino, perché si può usare per pagare le bollette in posta, no? I moduli sono in posta, le istruzioni ve le danno in posta. Buonasera. Abbiamo finito, dobbiamo dare la linea al telegiornale. Grazie a Flavia Blasig, grazie a Fabrizio Bernardis. E stavo dicendo, ci sono diversi messaggi, la risposta alla prossima settimana. Vi aspetto la prossima settimana, così anche sentite, no? Una risposta a quello che avete chiesto. Grazie per averci seguito, grazie per essere stati con noi. Ci vediamo mercoledì prossimo, sempre alla stessa ora. Arrivederci. Buonasera a tutti. Buonasera. In collaborazione con FNP CISL Udine.